Niente laboratori ed eventi collaterali per la festa dei fiori che anche quest'anno ha trasformato l'area del Pincio in un grande giardino a cielo aperto. Per evitare contatti tra le persone, il comune di Fano ha deciso di organizzare la mostra mercato in forma ridotta. Questa mattina i protagonisti della fiera hanno aperto i 30 stand proponendo le più svariate tipologie di piante e non solo. L'appuntamento più colorato e profumato della città, in programma fino a domenica, chiuderà come da tradizione gli eventi dell'estate fanese. Sì, quest'anno abbiamo dovuto un po' penare per sapere la data, infatti. Poi si viene un po' meno tranquilli dato il momento, però insomma. Vediamo. È sempre bello. Sempre con le dovute cautele, così. Essere un po' tra i fiori, quella soddisfazione lì. Siete amanti dei fiori? Sì. Di dove siete? Di Genova. Quindi in vacanza a Fano? Sì, in vacanza a Fano, sì, in Fano, in tutte le Marche, stiamo facendo un giro. Vi piace la fiera? Bellissima, molto bella. Questa bella mostra Mercato dei Fiori che innanzitutto ci dà la possibilità di abbellire le nostre case, ma tutta la città, e questo con il concetto con cui è nata la manifestazione. Quest'anno dà in più la possibilità di lavorare in un momento così delicato a tutti i floricoltori del nostro territorio, quindi della nostra città ma anche della nostra provincia. Lo faremo nel modo più sicuro possibile, rispettando i protocolli. Per il rispetto di tutte queste misure ci aiuterà la Protezione Civile, ma insomma una possibilità di realizzare un evento, di far lavorare le persone e di abbellire la nostra città. Iniziata con il bel tempo, l'iniziativa è proseguita nel pomeriggio sotto la pioggia. In questo momento, ci racconta Luanna Regini, c'è comunque molto interesse per il verde. C'è proprio bisogno di ossigeno, dico io, e finalmente questo messaggio che le piante sono utili a farci star bene e fondamentali sta passando. Che cosa proponete quest'anno? Noi proponiamo il solito nostro angolo della biodiversità, e quest'anno abbiamo puntato soprattutto su piante autunnali che attirano le api, quindi dalla budleia, che attira non solo le api ma anche le farfalle, dalla peroschia, tutte le salvie da fiore, gli anemoni, e quindi parliamo veramente di biodiversità, e avere un ambiente fiorito anche in autunno è una cosa speciale, insomma. Viene tutti gli anni a questo appuntamento? Certo, è una festa molto bella. Quindi le piace? Molto, molto. Che cosa ha acquistato? Ho acquistato queste due piantine e quelle due grasse. Che cosa ha acquistato, possiamo chiedere? Sì, una bella cosa, perché al cimitero ne avevo due, una è rimasta e una è sparita. Quindi ha colto l'occasione per questa fiera. E diverse sono le novità di quest'anno, come il pompelmo rosa gigante e il caviale del deserto, un frutto di 7-8 cm utilizzato anche al posto del limone. Quello basta aprirlo, si apre e si mette sia sulla carne che sul pesce. Fa anche come decorazione ed è molto molto buono, infatti lo usano i migliori chef a livello mondiale. Ecco, ma vediamo anche dei limoni giganti. Certo, questo è un cedro Maxima, è un cedro che arriva anche a 3,5 kg e viene anche usato per farci l'insalata. A parte che come bellezza è particolare perché abbellisce qualsiasi ambiente, però la cosa importante è che i frutti sono grossi e rimangono sulla pianta anche per 5-6 mesi. Turisti? Turisti, yeah. Olandesi. Vi piace questa fiera dei fiori? Do you like it? Yes, we like it. Yeah, yes. We like it. It's beautiful, all the ciclam. Mino, si chiama Mino. È bello, it's okay. Yeah, it's okay, yeah. Che quest'anno è venuta ad ammirare fiori, piante al Pincio. Sì, molto bello. Ogni anno, infatti, vengo sempre, ci faccio sempre una capatina. Poi, in un secondo tempo, compro qualcosa dopo che ho visto tutto. Infatti, il Pincio adesso è diverso. È bello perché è stato rimesso a posto, quindi è bello di per sé. Però adesso con questi fiori ha un altro aspetto.